tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti a questa seconda parte di video, di questa serie di video nella quale vi do i miei consigli su come acquistare un'auto usata evitando fregature, evitando strane sorprese. Nel precedente abbiamo parlato di documenti, quindi come controllare tutta la documentazione che sia in regola. In questa seconda parte invece voglio parlarvi di quelli che sono i controlli estetici. Nelle prossime invece vedremo cosa controllare di meccanico e nell'ultima parte finale vedremo invece cosa vedere, cosa stare attenti quando si effettua il test drive. Una delle primissime cose che mi sento di consigliarvi di controllare, oltre a tutti quelli che sono i danni estetici visibili di carrozzeria che non hanno bisogno di essere scoperti perché si vedono solitamente, è il fatto che tutte le plastiche, tutte le lamiere combacino perfettamente l'una con l'altra. Vi dico questo perché spessissimo quando viene fatto un incidente, quando avviene un incidente solitamente di una certa entità, ovvio che se uno si appoggia appena questo non avviene, ma nel caso in cui avvenga un incidente di media entità, solitamente gli attacchi delle plastiche si spostano leggermente, non combaciano più perfettamente come prima perché magari le lamiere devono essere raddrizzate, si stortano, si spostano, quindi di conseguenza quando viene rimontata la lamiera nuova magari non combacia perfettamente con il resto della carrozzeria. Quindi controllando questa cosa spesso si riesce a capire se c'è stato un incidente o meno. Tutte le parti devono quindi combaciare perfettamente. Ve lo dico perché mi è successo di andare a vedere delle vetture usate nelle quali magari posteriormente o anteriormente c'era più aria tra una lamiera e l'altra del cofano oppure del baule. Quello è un brutto segno perché se si va a spostare il baule o il cofano vuol dire che la macchina ha subito probabilmente un brutto incidente, non esageratamente brutto ma tanto brutto da andare a piegare leggermente, a spostare leggermente quelli che sono gli attacchi del baule e del cofano, che non sono sicuramente attacchini. Dopo quindi aver fatto questo controllo estetico esterno, passiamo a controllare quello che è l'interno. L'interno è importantissimo per un principale motivo, perché ci dice, ci racconta la storia della macchina. Dobbiamo controllare soprattutto lo stato di usura dei componenti, al di là del funzionamento, quindi il funzionamento dell'autoradio, il funzionamento dei finestrini, del controllo elettronico degli specchietti, eccetera, eccetera. Al di là di queste cose, dobbiamo controllare lo stato di usura dei sedili, del pomello del cambio, dei pedali, del volante. Sono tutti componenti che ci raccontano la storia della macchina perché, a seconda di quanto sono stati usati, ci dice anche quanti chilometri potrebbe avere effettivamente la macchina. Una macchina con 20, 30, 50 mila chilometri solitamente non ha questi componenti usurati. Questi componenti solitamente su vetture comunque di qualità si vanno ad usurare dopo tanti chilometri, dopo tranquillamente 100.000 chilometri. Quindi se li vedete tanto usurati con pochi chilometri, fatevi due domande. L'usura deve essere proporzionale a quelli che sono i chilometri, quindi verificate. Fate anche attenzione però al fatto che siano troppo nuovi, perché componenti troppo nuovi potrebbero essere stati sostituiti. I gommini dei pedali si possono tranquillamente trovare e sostituire. Il pomello, idem. Il volante è un po' più complesso, ma si può anche quello sostituire. Le cuffie del cambio del freno a mano si possono sostituire con poco. Uno dei componenti invece che si può sostituire ma comporta una spesa maggiore, quindi raramente viene fatto, sono i sedili. Quindi i sedili sono uno dei segnali più importanti. Tornando invece a verificare l'esterno, possiamo controllare a prima vista l'anno di fabbricazione delle gomme. L'anno di fabbricazione delle gomme è indicato con DOT, numero della settimana a due cifre e anno. Quindi è una cosa importantissima perché ci permette di sapere, in base allo stato di usura delle gomme che sono montate e in base all'anno di fabbricazione,
se i chilometri della macchina possono essere veritieri oppure no. Il colore della vernice tra le lamiere, tra le varie plastiche, deve essere uguale, perché una minimissima differenza significa sempre tassativamente che il paraurti è stato riverniciato, e nel 99% dei casi, quando viene riverniciato un paraurti, vuol dire che è stato danneggiato, vuol dire che c'è stato un incidente. Non è una cosa per la quale deve farvi scartare una vettura, perché se il lavoro è stato fatto a regola d'arte non dovete preoccuparvi, però l'incidente non deve aver toccato il telaio, non deve assolutamente aver strozzato il telaio. Se ha danneggiato plastiche che sono state sostituite, allora potete andare bene o male tranquilli. Controllate che non sia opacizzata la vernice, perché vorrà dire che la macchina è stata tanto tempo sotto il sole, sotto la neve, sotto la pioggia, quindi si è rovinata, si è consumata nel tempo e la verniciatura costa tanto. Controllate che i cerchi non siano danneggiati, ma più che esternamente, quindi nella parte esterna del cerchio, nella parte interna. Vi dico ciò perché spessissimo il cerchio, quando si danneggia nella parte interna, non esterna, nella parte più debole, perché esternamente è collegato al mozzo, quindi la struttura è più solida. Internamente invece è più debole, quindi controllatelo, perché se comprate una vettura con dei cerchi danneggiati, punto 1, i cerchi costano davvero tanto, soprattutto quelli in lega, e alle alte velocità sentirete dei rumori molto fastidiosi, dovrete sicuramente procedere alla sostituzione. Oltre a ciò, se i cerchi sono danneggiati, potrebbe essere stata presa una buca molto profonda che ha danneggiato magari anche altre componenti, quindi verificatelo e valutate. Infine, un'altra cosa importantissima che deve essere controllata è l'allineamento dei fari e soprattutto l'usura dei fari. Se una vettura è molto molto vecchia e quindi i fari nel tempo dovrebbero essersi opacizzati, ma vi ritrovate dei fari praticamente nuovi, impeccabili, e soprattutto magari non sono nello stesso stato di quelli anteriori o al contrario, fatevi due domande, perché potrebbero essere stati sostituiti in seguito a un incidente, e soprattutto controllate che tutti i fari siano allineati alla carrozzeria, perché gli attacchi, gli agganci dei fari anch'essi potrebbero spostarsi in seguito a un incidente. Detto questo, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate la mia pagina Amazon, dove trovare i prodotti che ho acquistato, che ho recensito, che utilizzo maggiormente, e poterli eventualmente acquistare a vostra volta. Se questo video vi fosse piaciuto, vi ricordo di lasciare un pollicione in su, iscrivervi al canale, e ci vediamo con la terza parte nel prossimo. Ciao a tutti!